Ma che giorno è oggi? Un grande giorno di festa! Sì, bellissimo, un giorno meraviglioso. Ogni anno puntualmente ci sono tante, ma tante forestiere che vengono da lontano per vedere la festa di Santa Sebastiano. Festa di San Sebastiano a Mistretta, la parola ai fedeli. Per noi è un evento importante, è una festa patronale ed è un momento unico per riunire un po' tutta la famiglia, tutti quelli che sono fuori, molti emigrati tornano e quindi vivere questa esperienza è sempre un momento molto bello. Betty? San Sebastiano, cosa rappresenta per lei? Di riunione collettiva, perché molti emigrati tornano qui a Mistretta per partecipare proprio alla festa. Di solito proprio coincidono le loro ferie con quella data di uscita della processione e quindi siamo molto contenti in questo giorno. Lei è di Mistretta? Io sono di Palermo, però adesso abito qui a Mistretta. Ho sposato un mistrettese e quindi mi sono trasferita qui. Un momento di gioia e infelicità. In famiglia sicuramente, perché il momento di ritrovo per tutta la famiglia, siamo tutti sparsi per l'Italia, quindi oggi è una bella giornata. È una festa molto importante per noi mistrettesi perché ci trasmette delle emozioni che non possiamo spiegare. E quelle due volte all'anno, per il 20 gennaio e il 30 agosto, poi sono svegliate sacre, complete, perché appunto abbiamo queste emozioni qua. Cosa si prova quando esce la vara? Ci parli un po' di questa festa, perché è così sentita? Per noi mistrettesi la festa di San Sebastiano è, come posso dire, non una festa, è di più, perché noi siamo molto devoti sia per San Sebastiano e sia per la Madonna dei Miracoli, che per noi sono delle processioni bellissime. È molto emozionante, molto bella e molto sentita sia da noi e sia dai paesani, dai paesi limitrofi che ci sono qua vicino. Cosa si prova in questi attimi prima della festa di San Sebastiano? Emozione. Noi veniamo da Sortino, dalla provincia di Siracusa. Dalla provincia di Siracusa? Siamo Santa Sofia, denominata pure. Solamente che Sebastiano a noi ci chiama. E veniamo tutti gli anni, quando possiamo, sia a gennaio e sia... Mia figlia nata a Sortino, però è patita per San Sebastiano, tutto San Sebastiano. Bellissima, una bellissima festa. La solita frase, l'emozione ci chiama questo San Sebastiano. Questa festa, il San Sebastiano. È una grandissima emozione, ogni anno sembra più forte l'emozione, e si vive sempre meglio. Vengo da Roma, sotto Mistretta. Grazie. Uscirà da qua, farà una parte del centro storico vecchio, poi farà la classica girata di San Vincenzo, tornerà qui sulla piazza principale e poi farà il percorso via Anna Salamone e via Libertà e ritornerà in chiesa. Uscirà sia la vara che la reliquia? Sì, sì, quella da tradizione, avanti uscirà la varetta con la reliquia e dietro la statua di San Sebastiano. La speranza, quando ci sembra San Sebastiano una raccomandazione. Prego, una frase riguardo. Da mistrettese per noi è un giorno molto molto importante. La viviamo con molta molta emozione e non vediamo l'ora di rivederlo tra di noi. Davanti alla porta, però. Grazie. E tra poco la processione, abbiamo raccolto qualche intervista, ma continuate a seguirci perché la giornata continua e le emozioni saranno davvero uniche. Sindaco, come possiamo definire un giorno del genere per Mistretta? La festa di San Sebastiano, la festa del patrono per Mistretta, è un giorno non di festa solo, di tributo. La partecipazione dei cittadini, non solo mistrettesi, ma di tutto l'Inter, è sentita, commossa e orgogliosa. Quando uscirà la vara, i giochi d'artificio, cosa si prova in quei momenti? È un momento di grande emozione,
sono in Stratesi, aspettano tutto l'anno questo momento. Vengono da ogni zona per assistere a questa festa. Grazie sindaco. Continuate a seguirci perché tra poco la processione che seguiremo con le telecamere di Onda TV e della pagina Facebook di Bella Sicilia, quindi continuate a seguirci. Qui da Mistretta solo per il momento è tutto, a tra poco.